Ritrovate TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, venerdì 15 luglio. Ivrea, incidente ieri pomeriggio intorno alle 16 sulla Pedemontana all'altezza dell'imbocco autostradale. A scontrarsi una Lancia Y e una Hyundai Jazz, coinvolti tre uomini e una donna, due 82enni, uno di Ciconio e uno di Baldissero, e una donna di 20 anni di Caselle, in stato interessante, e un 19enne di Villanova Canavese. Tutti e quattro, rimasti lievemente feriti, sono stati portati al pronto soccorso di Ivrea. Rivarolo Canavese, una Lancia Y ha preso fuoco ieri sera in via Fabria. L'uomo alla guida aveva appena fatto il pieno di benzina al distributore IP quando si è incendiata. Fortunatamente è riuscito a scendere velocemente dalla vettura. Castellamonte, sono morte 4 capre e 3 capretti nel violento incendio che è divampato ieri sera intorno alle 22 in frazione Preparetto di Castellamonte. Le fiamme hanno devastato completamente un fienile. Diverse squadre di vigili del fuoco intervenute da Quarnier, Castellamonte, Ivrea, Rivarolo, Volpiano e San Maurizio, le quali hanno operato fino a questa mattina. Canischio, paese in lutto per la morte di Giampiero Giolitto, 62 anni, consigliere dell'Unione Montana Valgallenca e del comune di Canischio, figlio di Giovanni Giolitto, sindaco di Valperga dal 76 al 1990. Riva Rossa inizia questa sera fino al 18 luglio presso l'area sportiva Ciapelli la festa patronale di Santa Maria Maddalena. La manifestazione, che da anni riscuote un grande successo, torna ancora più ricca, proposta dalla Proloco che da poco ha rinnovato il direttivo. Borgiallo, domani sabato 16 luglio si terrà la quarta edizione del Borgiallo Blues Festival, un evento che ha visto negli anni passati un crescente numero di partecipanti, contandone oltre 1000 l'anno scorso. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di serata.